storica, me l'avete chiesta in tantissime, lo so, ne farò altre. Adesso faremo solamente una coreografia come sempre, molto semplice, e quindi proviamo a vedere quello che esce. Ho gli appunti, se no me la dimentico. Bene, iniziamo con la marcia destra. Pronta? Si va! Su bene le ginocchia! E sale la musica. Discoteca sulle mani. 4, 3, divarica le gambe marciando. Ok, adesso scilla. Bene. Ricordati di tenere sempre l'addome contratto. Andiamo in avanti con le braccia. Lentamente, sono ancora fredde. Ricordati sempre di respirare durante l'allenamento, non stare in apnea. Attenzione, piccoli cerchi. Sono 4, 3, 2, ti provi a fare più largo. Stringi sempre l'addome, ti raccomando. 4, 3, 2, spingi in alto le braccia. E le spalle basse e il collo rilassato. E adesso chiudi il gomito. Dai, 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 dai. Oggi di nuovo la musica veloce e da mala, come piace a voi. Ok, allunga. Come piace a me, soprattutto. 4, 3, 2, tutte e due le braccia, basta. Non sballottare le braccia, controlla ogni movimento. E vado su. Le braccia sono semitese. Bene, adesso ci divertiamo un po'. Vieni avanti. È sempre il riscaldamento, eh. Torna dietro. Vuoi avanti. Torna dietro. Me ne dai? 8. 5, 6, 7, si va di là. Sono 4, 3, 2, sono 4. E cambia, e sono 2. E dammelo singolo di nuovo. E questo si trasforma in un ginocchio sollevato. Stringi bene la donna, eh? Andiamo a ruotare sul ginocchio. Espira. Ok?
questo step touch diventerà un grapevine. Lo proviamo a fare, quindi un incrocio dietro. Ok, adesso stai qua. L'ho detto un po' tardi, sorry. Allora, adesso faremo questo grapevine andando avanti, quindi venendo verso di me. E ci fermiamo là con uno step touch, che è questo qui, eh? Ci fermiamo lì davanti, vicini, ci guardiamo negli occhi e facciamo lo step touch, ok? Bene, fra 8, 6, 5, 4, 3, grapevine, vieni avanti. Stai qua, step touch, ok? Bene, torna indietro così con lo step touch. Bene. Rifacciamo, grapevine. Step touch sul posto. Torna indietro con lo step touch. Non mi vedi i piedi a un certo punto, ma immaginali, sono 42, quindi puoi immaginare. Ok? Bene. Sto per tirare giù il termosifone. Bene. Ok, incrocio avanti. Step touch. Dietro. Togliamo gli step touch là, torniamo subito indietro, qui. Ok, step touch per tornare indietro. 3, 2, stop. Ok? Grapevine, step touch. 4, 3, 2, andiamo. Step touch. Adesso queste manine qua, che non sanno cosa fare, le facciamo lavorare. 4, 3, 2, vieni avanti, grapevine, step touch, apri, 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 ok? Quindi 90 gradi, apriamo le braccia, non oltre perché sennò andiamo a lavorare con il trapezio. Vieni avanti, andiamo dietro, hop, 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 sono 4 qui, ok, e poi faremo un'altra cosa per cambiare gamba. Vieni avanti. Torna, hop, guarda solo, oh mamma mia cos'è, proviamo solo questi, sono degli chassé che tu puoi non fare e puoi continuare a tenere lo step touch, ok? Vieni avanti con i grapevine, così mettiamo tutto insieme, step touch dietro, 4, 3, 2, 4, 6, 1, 2, 3 e 4. Ok? Da capo. Torna indietro. Chassé, chassé. E stai qua. Ok? E vai. Hop. Se vuoi puoi aggiungere le braccia. Chassé. Stai qua. Ci siamo? Dai, vieni avanti. Hey. Step touch. Chassé. E qua. 3, 2, andiamo avanti. Torna indietro. Step touch. Chassé. Sul posto. 4, 3. Ancora una volta da capo. Torna qui. Chassé, chassé. Step touch. Ok. Bene, continua sullo step touch. Facciamo ancora una volta e poi aggiungiamo il cambio gamba. 4, 3, 2, vieni avanti. Ok, step touch dietro, chassé, attenzione, mi dai tre ginocchia, ok, e siamo a sinistra, para, para, ok, bene, ripetiamo a sinistra, facciamo subito il grapevine in diagonale,
Pronti? Sì, va. E stai qua. Dammi lo step touch. Torna dietro con lo step touch. E stai qua. Togliamo la pausa là davanti, eh. Torna indietro. Stai qua, step touch. Questo adesso diventa lo chassé. Da capo. Prepara. Step touch. Chassé. Step touch. Ci siamo? Da capo. Step touch, ritorno. Chassé. Ditemi sì. Andiamo. Li ho sentiti tutti, eh? Chassé. Step touch. 3, 2, andiamo. Chassé. Stai qua. 3, 2, e avanti. Chassé, chassé. Stai qua. 3, 2, andiamo. Torni indietro. Chassé. 4, 3, stai qua. 3, 2, vai. Chassé, più accenti i movimenti, più bruci calorie. Ancora una volta a sinistra. Andiamo. E step touch. Vedere? E chassé. Benissimo. L'ultima volta. 4, 3. Chassé. Ripete. 3, 2, 1. Ok. Bene. Adesso vediamo e poi ci prepariamo per fare destra e sinistra. Andiamo un attimo. Lascia lo staccato, mi aspetti, eh. 6, 5, 4, 3. Destra e gripani, pronti? Si va! E andiamo. Dammi lo chassé. Dammi i repeaters. Adesso a sinistra. Step touch. Chassé. Dammi tre repeaters. Da capo. Step touch. Chassé. Tre ripetas qua, non sbagliate. Andiamo. Il segreto è non fermare mai le gambe. Fine da solo con la giusta. Chassé. Ripetas. Ci siamo. Andiamo avanti. E chassé. Repeaters. Andiamo a sinistra. 9, 8, 7. Chassé. 6, 5, 4, 3. Repeaters. Andiamo. E chassé. Sì, no, non è chassé. Era lo step touch, no, è lo stesso. Ancora l'ultima volta. Chassé. Repeaters. Dammi la marcia destra. Ci siamo sulla prima coreografia? Perfetto. Su, bene le ginocchia. Passiamo alla seconda.
cambo, avanti, avanti, e torno. Praticamente non fermo mai la marcia, quindi se io marcio qua, il mambo è solo un passettino avanti, me ne dai uno avanti e uno di lato, uno avanti e uno di lato, uno avanti e uno di lato, ok? Ancora, avanti e lato, ok? Avanti e lato, avanti e lato, ci siamo? Avanti e lato, quattro marce, sono 8, 16, mi sono persa, ah sì, ok, ci sono, dammi il mambo avanti e lato, pronti? Sì, va, avanti, ancora una volta, ora, quattro marce avanti, 1, 2, 3, 4, torna dietro, ok, da capo il mambo, ancora, vengo avanti, hai visto cosa ho fatto? Ho fatto due tappe laterali con la destra, tanto ho ripreso, ok, vieni avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, di nuovo, mambo, su, vieni avanti, due tappe, ok, la rendiamo leggermente tonificante, ma è poco, abbasso leggermente il gluteo, quando scendo qua, il mambo, e anche qui, di nuovo, mambo, non possiamo scendere tanto perché la musica è veloce, quindi aggiungiamo un pezzettino di tono, attenzione, di nuovo, quindi faremo un jumping jack, due jumping jack, quindi due salti, ma chi non può fare salti fa come ho fatto io adesso, ve lo faccio rivedere, ok? Ok, andiamo avanti, due, torna, di nuovo, se fai il jumping jack devi tenere l'addome contratto e ammortizzare sulle ginocchia, vieni avanti, quindi non gambe iperestese, ma guardami, ok, marcia, quindi quando faccio il jumping jack ammortizzo, ok, devo avere le gambe che ammortizzano, se non lo faccio faccio questo, ok, dammi il mambo, vieni avanti, due tap, torna indietro, se vuoi vedere due jumpy, di nuovo, due jumpy per gli amici, confidenza, ok, vieni avanti, hop, hop, saltelli, ultima volta a destra, poi cambiamo, no, vieni avanti, due, indietro, due jumping jack, ok, e poi mi dai la mancia sinistra, il segreto è quello per cambiare mano, che per poi cambiare gamba oggi, la cambiamo così, quindi due salti, sinistra, salto, sinistra, una volta, salto, sinistra, vedi anche senza saltare, salto, sinistra, l'ultima volta, mambo avanti, mambo lato, mambo avanti, mambo avanti, cammino avanti, due tappe, torno indietro, jumping jack, stop, l'abbiamo costruita subito, senza neanche passare da qui, come un monopoli, sinistra, avanti e lato, chi vuole scende un po' sullo squat, tra virgolette squat, No, aspettiamo il master beat per figo, senti come sale la musica. Hola!
4, 3, 2, mambo! Sì! Avanti, e chi vuole farla tosta viene avanti correndo. Di nuovo, e ancora, se avete problemi però di cellulite non correte tanto, non saltate mai. Mambo sinistra, e viene avanti. Due tap. Sì, dietro. Jumping jack. Di nuovo, e ho buttato. Mi va avanti. Buttare in Liguria vuol dire saltare la scuola. Ancora. Quindi ho buttato il jumping jack. L'ho saltato. Vieni avanti. Due tap. Vi ho fatto vedere la pressione senza salto. Ricordate, se avete una cattiva circolazione agli arti inferiori non saltate sempre, fatene due o tre giusto per divertirvi. Ancora una volta, ma non esageriamo. Avanti, due tap, torno dietro, jumping jack, dammi la marcia destra. Ok, adesso facciamo destra e sinistra insieme. Ready? Yes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, mambo. Quando vai qui stai preso sul tallone, eh? Vieni in avanti. Due tap. Torna dietro. Jumping jack. Subito va a sinistra. Va davanti. Due tap, torna dietro, la destra e squat, siamo, squat, vieni avanti, passeggiata da gnocco, vai sinistra, non dico la passeggiata da figo, siamo, vieni avanti, sì, così, bravissimo. Dammi la destra. Are you ready? Vieni avanti. Ricordatemi che non devo cantare per il microfono. Andiamo, ok. Interpreto, eh? Ok, adesso? Sì, bravi, laggiù in fondo però non state attenti. Torno avanti. Due tap. Torno dietro. Jumping jack. Dammi l'ultima a sinistra. Piede sul tallone, se andiamo qui. Ripassatevi il video sullo squat. Ve li ho messi quelli gialli. Ok, marcia. Idratati. Mettiamo tutto insieme. Dammi la marcia. Grapevine. Step touch. Chassé. Premi alto. Ok? 4, 3. Incrocia. Qui. Step touch dietro. Chassé. E 3. Repeaters. Grapevine. Però non dimenticate le braccia, cioè il limbo. Voi sicuramente l'avevate messo. Chassé. La canzone ci sta dicendo se siamo pronti. Stop. Ok. Seconda coreografia, quella col mambo. Ok? La facciamo ora. 3, 4, 3, 2, mambo avanti, mambo lato. Avanti. Due tap.
dietro. Jumping jack. Mambo sinistra. Se vuoi, scuota. In avanti. Due tap. Torna dietro. Jumping jack. Bene. Ricordati che puoi mandarmi là subito da destra con l'ultimo jumping, perché partiremo subito con il grapevine. Lo faccio una volta girato come te. Ok? 4, 3, 2, grapevine. E step touch dietro. Chassé, chassé. Repeaters. Di nuovo, grapevine. Repeat. Mambo destra. Scuota se vuoi. Ancora. Vieni avanti. Due tap. Torna dietro. Due jumping jack. Oppure puoi saltare. Se puoi saltarlo, cioè non salti. Vieni avanti. Si riparte subito adesso, senza sosta. Torna dietro. Due jumping jack. Incrocia a destra, ce l'hai fatta? Chassé, chassé. Repeat. Incrocia e torna. Chassé. Repeat. 4, 3, 2, dammi il mambo. Vieni avanti, due tap, jumping, mambo sinistra, ricordati di ammortizzare, respira, vieni avanti, gnocca style, ricordati, quando vieni avanti, back up, poi rebind, incrocia, step touch, apro e chiudo, vado, chassé, non lo so tradurre, ma tutti voi si può bene. Ottimo. Andiamo. E aspettaci. Vabbè, ormai non mi devo più suggerire, Adesso interrogo. Mango. Dopo questo interrogo, Cammino avanti, due tappe. Jumping jack se vuoi, non salti. Se non salti usi la destra, destra e la sinistra, sinistra. Quindi adesso userai la sinistra. Da capo. Non suggerisco, Non riesco a mi suggerire. Ottimo! E torna! Chassé! Ups! Repeat! Incrocia! E! Torna indietro! Dai, 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 dai! Ci siamo alla fine! Chassé! Repeat! 3, 2, 1! Vieni avanti! No! Il mambo! Non venire avanti! Dove vai? Scusa! Sorry! Ora sì che viene avanti. Dammi 5. E qui. Devi dare 5 adesso, Vieni avanti.
5 e sì, ancora a capo, incrocia, fammi vedere la musica dove siamo, ok, guarda che poi non vorrei chassé ripeters, non vorrei che finisse la musica, incrocia, guarda che più bello, non sta bene, e poi ho raggiunto il mio obiettivo giornaliero, chassé. Dire mambo? Ma sì, dai, già che sei lì, non mi sto mambo. Ok, in avanti, due tappe. Torna indietro. Mambo sinistro. In avanti, due tappe. Torna indietro. Da capo, già il ricrocio. Sì, dopo due ore ti ho detto il passo, eh? Ottimo suggerimento. Ma c'erano gli chassé. Ok, incrocia. Ma io non taglio niente, tanto sono così anche a lezione, perché devo tagliare. Chassé! Sì. Adesso, mamma, tanto so che voi avete fatto il giusto. Vengo avanti, due tappe, torno dietro, di nuovo mando, vengo avanti, due tappe, torno dietro, e dai l'ultimo, sì dai dai, vediamo se ci stiamo con la musica, step touch, chassé, e tre repeaters di nuovo, che fai? Torna qui, chassé, tre repeaters, sa che è finita, mambo, si c'è ancora, bene, gli ultimi non si scuotano più, torna dietro, dammi il mambo, vieni avanti, torna dietro, proviamo ancora uno, sì, ce la facciamo, step touch, chassé, repeaters, grapevine, step touch, chassé, repeaters, mambo, in avanti, due, torna dietro, mambo, è sinistra, scusa, non era destra ma perché era sinistra, vieni avanti, due tap, se... ok, dammi lo step touch, ottimo, perfetto, respira, stai qua, solo le spalle, centro, avanti, marcia, torna dietro, marcia, e avanti, torna dietro, step touch, sciogli bene le gambe, respira, bene, respira, butta fuori l'aria, torna indietro e di nuovo prendi aria, respira, butta fuori l'aria, torna indietro,
Prendi aria e respira. Minuto 14 e 29 mi serve per quando poi monti il video. E stai qua, allunga bene. Bene, ruota a destra con tutti i piedi, tutti quelli che hai. Appoggia il piede sinistro dietro, bene con il tallone appoggiato. Senti tirare il polpaccio. Proietta il tuo busto in avanti in modo tale da disegnare una diagonale con la tua coscia. Devi sentire tirare il polpaccio a destra. Ok, torna su, sollevo il tallone, piego leggermente la gamba. Retroversione del bacino. Senti tirare l'inguine. Ok. Ok, torna. Ruota dall'altra parte. Appoggia bene il tallone. Io penso che faccio il record di 20 secondi in posizione di stretching su tutto il tubo, quindi YouTube, ma è fondamentale questo tempo per far sì che le nostre fibre muscolari rilascino la tensione accumulata durante l'esercizio. Abbiamo usato tanto i polpacci, quindi dobbiamo permettergli di capire che adesso può ritornare alla sua tensione originale. Più o meno, detta un pochino così. Bene, ed ora, piega un po' il ginocchio, la retroversione del bacino. Saltare questa parte perché è fondamentale. Divarica bene le gambe. Se non ti senti più affaticata, piega le ginocchia e vai giù, altrimenti appoggi le mani sul tavolo o sul divano. Quindi fai questo. Okay. Se invece ti senti gambe piegate, appoggia le mani a terra quando sei giù. Stringi gli addominali, poi distendi le gambe, mantieni le gambe distese e respira bene. Ok, poi piano piano ruota, piede destro, poi piede sinistro, ok, e da qui allunga bene di nuovo lo psoas, quindi l'inguine, il piede si trova all'interno delle due braccia e il ginocchio deve essere allineato alla caviglia, non deve andare troppo avanti, quindi siamo quasi in spaccata, Bene. Cambio, piano piano, ruota bene i piedi senza lasciarci il menisco. Quindi devi fare con calma, datti tutto il tempo. Tieni ancora un pochino, respira. Hai fatto un ottimo lavoro oggi. Bene, ritorno al centro. Chiudi un pochino i piedi, le gambe si piegano, le mani vanno sulle ginocchia. Piano piano con la pancia in dentro srotoli la schiena, pugno nello stomaco, quindi dentro bene l'ombelico, piano piano sali su, lenta. Ok, fammi ancora questo. Vi ho messo in crisi in un video in cui vi dicevo di abbinare esercizi anaerobici. Disastro. Allora, ho creato una playlist proprio che l'ho chiamata Anaerobici Aerobici, dove ci sono delle lezioni in cui alternavo
tonificazione aerobica, che sono lezioni un pochino miste, ma in generale cambio gamba. Io intendo questo: faccio martedì e giovedì aerobica, e lunedì, mercoledì e venerdì faccio tonificazione. In questo modo costruiamo il muscolo, se usiamo dei pesi costruiamo maggiormente, se non usiamo i pesi comunque lo tonifichiamo, andiamo a modificare un pochino la sua struttura, a renderla più solida, più tonica, comunque sia più funzionale. Un muscolo che aumenta, quindi che aumenta in dimensione, ma non diventerete mai grossi, non vi preoccupate, e che aumenta in tonicità, è metabolicamente ancora più attivo rispetto a come è già, perché già di per sé è un tessuto metabolicamente attivo. Significa che fa aumentare il vostro metabolismo. Quindi non bisogna tralasciarlo, non bisogna lavorare solo sull'aerobica, bisogna lavorare anche sugli esercizi di rinforzo e tonificazione per far sì, e sulla flessibilità, per far sì che l'allenamento sia completo. Ok? Se patisci di cattiva circolazione sulle gambe, adesso ti consiglio di fare questo esercizio qua. Ti sdrai con il bacino verso l'angolo, togli le scarpe. Se soffri di pressione alta invece no, non farlo. Lo fai dopo un esercizio di tonificazione, non dopo l'aerobica. E qua vai a premere con i piedi contro la parete, alternando, in modo tale che stimoliamo il ritorno venoso. Adesso distendi le gambe se non senti tirare la parte posteriore delle cosce, ti avvicini un pochino, piede a martello, palmo delle mani rivolte verso l'alto, mento retratto, facciamo uno stretching che deriva dal metodo Mesier, non è il metodo applicato al 100%, comunque non vi preoccupate, vi farò anche delle lezioni come mi avete chiesto voi, con gli addominali, con la tonificazione. Però adesso metto in campo, metto nel canale un pochino, un bel po' di lezioni di aerobica, così ne abbiamo. Ok, adesso attenzione, da questa posizione qua non ci si alza sui piedi subito. Quindi andiamo a ruotare sul fianco, ok? E dal fianco ci sediamo. Se poi vediamo che la testa non ci gira, possiamo alzarci. E io vi ringrazio come sempre. Mi trovate anche su Instagram, lì posto anche delle ricette sane. Però fatemi sapere se volete che faccia qualche ricetta veloce e sana anche su YouTube, perché no, lo faccio volentieri. Basta aiutarvi in qualche modo. Ci vediamo. Ciao ciao.